Spesso crediamo erroneamente che qui in Italia ci sia libertà di espressione, di pensiero e di pensarla in modo diverso da qualcun altro. In realtà tutto ciò non esiste, è una pura illusione. Il poter esprimere determinate opinioni dipende da chi sei, dipende dal curriculum, da cosa c'è scritto sulla carta, dal potere che hai, economicamente piuttosto che socialmente. E quindi anche aver ragione è molto opinabile. Per quanto i fatti parlano chiaro, però dipende da chi decide e da chi ti accusa, da chi sei tu che dici quella cosa lì. Quindi se io ho detto una cosa e ad un certo punto la testimonianza di quello che ho detto è sparita, la censura non è stata volontaria, non è stata dovuta all'aver capito di aver fatto degli errori nel contenuto. È semplicemente dovuta da un ragionamento e magari qualcos'altro. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Non mi sono tirato indietro a livello di messaggio o opinione. Mi sono tirato indietro come un politico che, arrivato a certi livelli, capisce come stanno le cose e si dimette perché non vuole averci niente a che fare. Ed è una cosa che ho già fatto. E mi è sempre capitato in passato di subire vere e proprie ingiustizie. E solo perché io sono io, non conto un cazzo, quindi non posso dire niente. E non posso andare avanti nelle cose. Quindi non è che se uno non va avanti è perché non ha le palle. È perché è furbo. Se uno non va avanti è perché capisce che è il caso di fermarsi. Capisce che se andasse avanti farebbe un danno soltanto a se stesso. Perché? Perché le cose stanno così. Più hai ragione e più ti incasini. Più hai ragione e più te la faranno pagare. Ed è così per tutto. A maggior ragione su questo settore. È un club a circuito chiuso. O sei sporco fino in fondo e quindi la fai grossa sempre, stai dalla parte dell'illegalità al 100%, ma più la fai grossa e più la burocrazia e la giustizia ti perdona, più che ti perdona si fa i cazzi suoi. Oppure sei pulito al 100%. Se sei nella via di mezzo non vai da nessuna parte. Essere pulito al 100% vuol dire stare zitti sempre. Vuol dire che se c'è un'ingiustizia, se c'è una cosa che non ti sta bene, tu devi stare zitto e non puoi contestare nulla. E non puoi dire ma io penso così. Non puoi. Perché se sei pulito al 100%, come dici sta cosa qua, ti arrestano. Come dici qualcosa in contrario, te la fanno pagare economicamente e sotto tanti altri aspetti. Quindi, se c'è da scegliere, considerando che non ho l'indole trasgressiva, non ho quell'indole che mi spinge a fare cose sbagliate, tendenzialmente, a giocare sporco, ok? Non posso iniziare oggi. E quindi la cosa migliore è semplicemente lasciar perdere. Ti stai arrendendo? Assolutamente sì. Me l'hanno consigliato in tanti e quindi forse è l'unica cosa da fare. Come ho già fatto quando avevo ragionissima, ma per dei blocchi burocratici non si poteva fare nulla, perché quando si tratta di agire non puoi assolutamente far nulla, sei bloccato, nessuno ti aiuta. Cioè più hai ragione, più veramente sei bloccato. Perché tendenzialmente tu hai ragione quando è una cosa grossa e quindi il sistema che dovrebbe proteggerti non si muove e non fa nulla. E ho sentito proprio oggi una storia che non c'entra niente con questo settore, ma che mi ha fatto capire che i più deboli sono destinati a soccombere, a subire e i più malvagi sono destinati a dominare su tutti e sarà così per sempre. Non esiste il karma, non esiste la giustizia, non esiste chi fa le cose per bene e poi avrà il suo merito. E quindi io di stare in un mondo del genere non ne ho più voglia. Sono stufo, perché poi succede che mi indigno e basta. Quindi per quanto riguarda l'altro canale io abbandono definitivamente, non pubblico più niente di niente, non ne voglio più sapere. È un mondo che mi fa schifo, è un mondo che mi ha dato tanto dolore. Ok? E
E io di soffrire ancora non ne ho voglia, di battermi per nulla non ne ho voglia. Di battermi per qualcosa che la gente non vuole capire e per cui tutti gli altri cercheranno di fermarti in ogni modo, ma chi me lo fa fare? Cioè, sinceramente, chi me lo fa fare? Non ci guadagno nulla, non è in gioco nessun mio interesse, ho solo da perderci. Quindi anche no, basta, vedetevela voi, cioè veramente vi lascio nella vostra merda, cioè per dire, continuate a pensare quello che volete, ovviamente mi sto rivolgendo a chi mi conosce, ma a tutti gli altri, fate le vostre considerazioni, io non dico più quello che penso, basta, va bene così, ma ne voglio anche star fuori, quindi non guarderò più niente, non ne voglio più sapere, mi dedico ad altro. È brutto perché? Perché ti portano a odiare il tuo hobby, ti portano ad odiare l'arte e la creatività. Perché è un settore dove la materia, cioè l'arte, è bella. Ma le persone che gestiscono questa materia sono persone orribili, sono persone malvagie, cattive, che giocano sporco. Quindi io piano piano ho dismesso tutti i miei format, anche e soprattutto per questo, per la gente che c'è. Io ho smesso i tutorial, ho smesso di fare i tutorial per tanti motivi, tra cui gente che scriveva, che mi insultava, scriveva che era tutto sbagliato, che questo, quell'altro. Ho smesso di fare basi perché me le rubavano, ho smesso di fare arrangiamenti perché non mi pagavano, cioè potrei andare avanti all'infinito. Quindi adesso smetto proprio di fare video, così siamo a posto. È tutta una messa in scena, ragazzi. Dovete capirlo. Ci fanno vedere quello che vogliono e fanno quello che vogliono. Poi noi siamo anche magari influenzatori, influenzanti, perché comunque le nostre opinioni contano, nel senso che se vanno contro di noi nessuno li guarda più. Ma loro continueranno a fare quello che vogliono e la gente che c'è lì è gente che è già famosa e ci sono tante cose anche che non sappiamo. Quindi qui c'è veramente adesso anche qui bisogna stare attenti, però si è come in politica. Cioè anche qui c'è tanta M, c'è tanta M. E la seconda lettera non è la E. Così ci siamo capiti. Quindi quando c'è tanta M è meglio veramente starne fuori, ognuno si fa i cazzi suoi, finisce lì. Tanto ripeto, per cosa mi batto? Cioè, a cosa serve questa battaglia qua? Lo so già che ho ragione io. Non c'è bisogno che lo sappiano tutti, perché tanto alla fine cosa conta?